Michele Federizzi, è finita la partita a Reggio Emilia, vittoria molto importante per Siena, 3-0, successo esterno che significa conquista della pool promozione, e poi non era facile vincere qui dove tante squadre quest'anno hanno perso. Michele, le tue sensazioni? Sì, qui sia Roma che Santa Croce le prime due del nostro girone hanno perso, quindi siamo venuti qua sapendo che sarebbe stata una partita difficile, sia perché Reggio in casa gioca molto bene, sia perché noi in trasferta, come tutti sanno, fatichiamo, quindi vincere questa partita in 3-7 è sicuramente un buon segnale e ci consente anche di tenerci un po' di forza, diciamo, per quest'ultima settimana di campionato di regular season. Ecco, conquistata quindi la pool promozione, un bel traguardo per l'Emma Villas. Sì, era, forse ci si aspettava qualche punto, sicuramente ci si aspettava, si poteva fare qualche punticino in più. Abbiamo perso purtroppo qualche punto per strada, anche in modi che non ci sono piaciuti, giocando male, con poca voglia magari, però la parte bella del campionato sicuramente arriva ora e avremo modo di rifarci. Ecco, era una partita difficile, il primo set è stato molto equilibrato, è stato deciso da un tuo turno in battuta, ci hai abituato anche in altre occasioni in questo campionato a compiere queste imprese, ci sei riuscito anche questa sera, ottimo il servizio in quella circostanza e diciamo quello è stato un set importante perché da lì in avanti insomma avete avuto abbastanza il controllo del match un po' in tutto l'incontro. Sì, sono contento di essere riuscito ad azzeccare quel turno che sicuramente ci ha dato una bella spinta per portare a casa la partita. Poi sono diventato un po' troppo falloso, devo lavorare sicuramente su tutto questo aspetto. Ecco, qualche settimana fa si parlava di un po' di difficoltà che la squadra senese affrontava nelle partite in trasferta, adesso è arrivata una bella vittoria, era arrivata un'altra bella vittoria in Puglia, sta cambiando qualcosa? Ma sicuramente più passa il tempo, più troviamo continuità nel nostro gioco. E anche io ho passato un periodo con alcuni infortuni e ora sto abbastanza bene, spero di poter dare sempre di più il mio contributo. Settimana prossima, domenica prossima, ci sarà l'ultima partita della prima fase in casa contro Catania, sarà bello insomma tornare a giocare al Palaestra, quanto è importante questa sfida prima di iniziare a pensare poi alla successiva seconda fase della stagione. Sì, anche se è l'ultima e di fatto siamo già matematicamente qualificati, non dobbiamo rilassarci, dobbiamo continuare a lavorare sul nostro gioco in vista poi dell'inizio del pool promozione.